Un gruppo di 6 squadre in testa al campionato di Serie C maschile dopo 4 giornate. Prima sconfitta per Bisanum Viaggi Vieste, Webby Manfredonia, che vengono raggiunte da Fertec Olimpica Cerignola, Diamond Foggia, Bauer Altamura e Adria Bari, le ultime due vittoriose in trasferta. Secondo successo per 3G Lecce, Valentino Castellaneta e Tecno Switch Ruvo, mentre restano al palo Tecno Acque Fasano e Murgia Santeramo. In Serie D restano a punteggio pieno Mensana Mesagne, vittoriosa Monopoli in casa dell'Action Now e nuova Pallacanestro Celle 2001 che prevale su Calimera. Resta a ruota solo Poseidone Brindisi che passa a Galatina, mentre Pallacanestro Lecce ottiene la prima gioia stagionale contro l'altra monopolitana Masseria Santa Teresa. Ben 7 le squadre a quota 4, comprese le vittoriose International Brindisi, US San Pietro e Aspi Santa Rita, Corsara a Molfetta nella gara a cui si riferiscono le immagini. A fine gara l'analisi del coach ospite Stefano Mineo e di uno dei giocatori più positivi fra i padroni di casa, Paolo Azzolini. Per noi era importante riuscire a fare una buona partita, chiaramente puntando alla vittoria, perché veniamo da una partita disastrosa sabato scorso in casa contro Monopoli. Oggi era importante che tutti giocassero un pochettino, perché veniamo da una decina di giorni tra infortuni, gastroenterite e febbre che ci hanno limitato fortemente, ma al di là del Monopoli in casa abbiamo giocato in quattro praticamente. Il problema era riuscire a fare una settimana di allenamento, è stata una settimana accettabile, infatti come ha detto lei prima, nei primi due quarti sembrava in controllo, poi abbiamo pagato un pochettino l'entusiasmo dei ragazzi di Molfetta che giustamente hanno cominciato a giocare, aprendo il campo, e ci hanno messo in difficoltà sul ritmo. Che ruolo per l'Aspi Santa Rita in questo campionato? Il ruolo sicuramente con un roster competitivo, e soprattutto se riusciamo ad allungarlo come abbiamo fatto questa settimana. Siamo allenati in 10 e con 8 persone che hanno toccato campo. Abbiamo ancora due under infortunati, però noi abbiamo Sarli e Valentini che sono comunque due persone che fino a 10 mesi fa hanno fatto la DNB. Abbiamo perso il playmaker titolare che era Bipi Ruta, che per motivi di lavoro è andato via. Abbiamo tesserato questa settimana Raffaele Pezzarossa che ci può dare una mano. È chiaro che il roster può essere importante, però bisogna incanalare qualche vittoria consecutiva, allenarsi per bene, e poi la classifica la guardiamo fra un paio di mesi, vediamo un po'. Però puntiamo chiaramente a stare il più in alto possibile. Purtroppo nel primo quarto, nel primo tempo, abbiamo subito molto il loro attacco, in difesa eravamo abbastanza spaesati e loro hanno segnato praticamente tutto. Nell'intervallo ci siamo caricati a vicenda per rimettere in sesto la partita e grazie a un paio di triple mie di Spadavecchia, un paio di canestri dei nostri lunghi, siamo riusciti a rientrare in partita. Purtroppo nel finale abbiamo ceduto, abbiamo calato anche il nostro ritmo, abbiamo perso lucidità, però abbiamo dato tutto per quella grande rimonta. Come procede l'opera di ambientamento del mezzopino Molfetta in questa Serie D? Questa alla fine è arrivata l'ennesima sconfitta, però lo scarto è il più ridotto di tutti gli incontri fin qui disputati. Sì, senza dubbio è stata una sconfitta un po' bruciante dato come è arrivata, però come dici tu è stato lo scarto minore. Abbiamo giocato 4 partite di cui ne abbiamo vinta soltanto una, però siamo una squadra giovane, una squadra di tutti i ragazzi di Molfetta più un ragazzo di Bari che è il più grande di noi, ha 25 anni, quindi noi miriamo a crescere, miriamo a fare bene, non abbiamo nessun tipo di ambizione dal punto di vista della classifica se non quella di migliorarci a vicenda.